Sono felicissimo. Buongiorno. Sono appena tornato a casa, non ho neanche disfatto le valigie, perché non vedevo l'ora di accendere la telecamera e raccontarvi cosa mi è venuto in mente. Vi spiego. Questo video esiste grazie a Mary Poppins. Vi spiego un pochino meglio. Qualche giorno fa sono andato a uno dei concerti più emozionanti, profondi e incredibili della mia vita. Nel video di settimana prossima vi racconterò meglio. Ma per andare fisicamente a vedere il concerto sono dovuto andare in Francia, a Parigi. E visto che ci sono andato con Yaki, che gli voglio un bene dell'anima ma è completamente nerd, ed Efrem, che è appassionato di parchi divertimenti, ci siamo detti: perché non partiamo qualche giorno prima e andiamo a Disneyland? Vi riassumo in 10 secondi che cos'è stata la mia presenza a Disneyland. Siamo entrati, sono felice. Pippo, io sono il suo più grande fan. Questo posto è incredibile, sì. Ma ci sono felicissimo. Stiamo entrando nella Phantom House. Sono felice. Wow, sono felice. Sono felice. Sono felicissimo. C'è Slinky. Ciao. E non ero mai stato a Disneyland. E mentre passeggiavamo indisturbati per le vie di Disneyland, ho avuto un'illuminazione. Cioè l'angolo dedicato a Mary Poppins. E in quell'angolo ho avuto modo di rivedere questa immagine. In questa immagine Bert indossa il costume One Man Band. Per chi non lo sapesse, il One Man Band è quel costume composto da diversi strumenti musicali che ti permette di avere addosso una cassa, un rullante, una chitarra, un'armonica. Insomma, una serie di cose tutte collegate tra di loro che ti permettono, camminando e muovendoti, di suonare come un'orchestra. Quindi in sintesi di fare un po' quella roba tipo che ti metti la chitarra qua e fai tunz, chaz, tunz, chaz, tracatun. Insomma, in campo musicale una figata incredibile. E quando ho rivisto quell'immagine, la mia reazione è stata più o meno anch'io. Ecco, prima o poi mi costruirò un one man band tutto mio. Anzi, se volete che lo faccia, ditemelo, perché secondo me potrebbe essere un progetto molto figo. Ma in quel momento i miei neuroni della follia hanno attivato un altro ragionamento. Seguitemi. Se con il one man band si possono trasformare tanti strumenti in uno strumento solo, perché io non dovrei riuscire a trasformare uno strumento in tanti altri strumenti? Nella mia testa funziona. E quindi è successo più o meno questo. Io e Efrem abbiamo dovuto prendere un treno. Allora mi sono connesso al primo wifi pubblico che ho trovato e ho comprato su internet una serie di oggetti che mi possono servire per trasformare la mia chitarra in altri strumenti musicali. E ovviamente per fare questi acquisti da una rete pubblica in modo protetto ho utilizzato NordVPN. Però vi spiego dopo che cos'è, perché altrimenti perdo il filo. In sintesi, quello che farò in questo video sarà cercare di trasformare la mia chitarra in 3 strumenti diversi. La trasformeremo in un violino. Cercheremo di trasformarla in una percussione. E per finire cercherò di trasformarla in un koto. Sapete che cos'è un koto? Piccola tips di teoria musicale. Il koto è uno strumento giapponese introdotto verso l'ottavo secolo, composto da una cassa di risonanza sulla quale giacciono 13 corde orizzontali di egual diametro e di egual tensione, mantenute a differenti altezze da 13 ponti che si appoggiano sulla cassa di risonanza. Ok, no, detto in sintesi, è uno strumento giapponese fighissimo che suona più o meno così. Abbiamo fatto tutto il preambolo, io non vedo l'ora di iniziare a modificare la mia chitarra. Quindi non perdiamo altro tempo e proviamo a trasformare la chitarra in un violino. Ok, allora, suonare la chitarra come un violino. Mi sono ingegnato parecchio per questo tipo di strumento e la prima cosa che viene in mente a chiunque è di prendere l'archetto di un violino o di una viola e provarci, ma c'è un problema sostanziale, ovvero che la chitarra, avendo le corde piatte, non ha la possibilità di essere suonata, cioè... Per chi non lo sapesse, infatti, il violino si riesce a suonare con l'archetto perché, come vedete, le corde non sono dritte, ma sono messe ad arco in questo modo, grazie al ponte che le tiene così. Di conseguenza si ha la possibilità di suonare diverse corde a seconda di come si inclina l'archetto. Devo accordare il violino, cavolo. Quindi mi sono dovuto ingegnare. Ci serve qualcosa che possa passare in mezzo alle corde e andare verso la profondità della chitarra. Non avevo nessuna idea, finché appunto nella stazione di Parigi stavo cercando su internet e sono ovviamente finito su strumentimusicali.net, perché io tutti i miei strumenti li compro da lì. E ho trovato questo. Questo strumentopolo misterioso è un coso fatto apposta per cercare di suonare la chitarra come un violino. Quindi io non vedo l'ora di provarlo. Servirà della pece, immagino. Serve semplicemente a far fare più attrito. Ok, bando alle ciance, è il momento di provarci. Che figata! Sono felicissimo!
Bello, 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 bello. Allora, è difficile perché rischia di stridere un sacco, però è strafigo. Cioè, è troppo bello. Ma tipo se faccio... Mi piace un sacco. Però se vado più in basso dovrebbe suonare più come un violoncello, tipo. Immagino una roba tipo... Credo che ci voglia un sacco di pratica, però comunque il concetto funziona. Stiamo suonando una chitarra con un violino. Benissimo, benissimo. Allora, possiamo dire che la parte di chitarra-violino non è proprio bellissimissima perché ci vuole un sacco per imparare. Però ce l'abbiamo. Adesso però c'è la chitarra piena di pece. Che schifo. Non mi sono dimenticato. Prima di andare avanti vi racconto un pochino perché senza NordVPN questo video non sarebbe stato possibile. Perché vi ho citato NordVPN? Come vi ho detto, tutti gli oggetti che ho acquistato per cercare di rendere la mia chitarra un altro strumento musicale li ho presi su internet. Non da casa mia, ma dalla stazione di Parigi. In conseguenza mi sono connesso a un wifi pubblico e ogni volta che io mi connetto a un wifi pubblico comincia a salirmi quell'ansietta che qualcuno mi rubi i dati. Soprattutto quando si naviga da quei siti non sicuri, quindi quelli che iniziano con HTTP invece che con HTTPS. Ci si espone particolarmente a delle fughe di dati o a degli attacchi di hacker. Ed è qui che entra in gioco NordVPN. NordVPN è un servizio che io utilizzo veramente tanto, altrimenti non ve lo consiglierei, e che serve proprio a questo: darvi la possibilità di connettervi ovunque, anche da un wifi pubblico, senza avere la preoccupazione che ci siano fughe di dati. E per una persona che è continuamente in viaggio come me, che si connette sempre a wifi di aeroporti, bar, ristoranti, un servizio del genere è fondamentale. Inoltre l'applicazione è inclusa nel prezzo al servizio di protezione dai malware. Avete presente tutti quei pop-up che compaiono all'improvviso in un sito? Ecco, quella roba lì non è solo fastidiosa ma anche pericolosa. Quindi l'applicazione, mentre voi fate il download di qualsiasi tipo di file, farà un check continuo per far sì che non vi stiate scaricando anche dei malware. E tutto questo che vi ho descritto, ovviamente accompagnato dal servizio che tutti conoscono di una VPN, ovvero la possibilità di connettersi dall'altra parte del mondo. Quindi io voglio vedere un contenuto che è presente solo in America? Nulla di più facile, mi connetto negli Stati Uniti e posso guardare quello che c'è solo in America. È tanto figo! In descrizione, nel primo commento, io comunque vi lascio il link per avere uno sconto esclusivo e per avere 4 mesi aggiuntivi gratuitamente sul piano biennale. Inoltre NordVPN per i primi 30 giorni al servizio soddisfatto e rimborsato. Quindi andate sul sicuro. Benissimo, andiamo a creare. Step numero 2: suonare la chitarra come una batteria. Per fare questo mi sono dovuto ingegnare un pochino di più. Io dobbiamo avere una cassa bassa e qualcosa che imiti un rullante, un cia. Per fare tutto questo mi sono procurato diversi oggetti. Mi sono procurato una serie di accessori per cajon che servono a modificarne il suono. Un esempio sono questi affarini qua. Questi cosi di solito si attaccano alla superficie del cajon e si battono. Quindi nella mia testa, se lo attacchiamo sulla chitarra, perfetto. Sempre da strumentimusicali.net ho preso questo. Questo oggetto qua è fatto apposta per le chitarre e serve proprio a imitare un rullante. Non so se riesco a farvi vedere, ma ci sono delle piccole molle dentro, per cui, e se lo attacchiamo alla chitarra, fighissimo! È esattamente quello che mi serviva. Sicuramente la cassa la imitiamo battendo con la mano. Quindi potrebbe essere tipo... No. Non mi piace. Eccolo. Magari anche... Magari addirittura posso fare... Perfetto, la cassa abbiamo capito come metterla. Adesso bisogna capire come andrò a battere il rullante. Col pollice... Eccolo. Quindi se io questa cosa qui la attacco qua, tipo io posso fare... Io voglio capire come inserire questi oggetti qua. Yes! Qui, perfetto. Che cosa intelligente comunque, si attaccano col velcro. Così abbiamo anche differenti dimensioni. Mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Ok, la nostra chitarra.
dal microfono. Dicevo, la nostra chitarra kittata come batteria promossa. Ok, adesso rimuovendo tutti gli stuffs, possiamo cercare di trasformare la nostra chitarra in un koto. E voi mi chiederete come? Non ne ho idea, improvviserò. Allora, innanzitutto sicuramente va presa in orizzontale. Il motivo per cui mi è venuto in mente il koto è perché ho visto tempo fa su TikTok il video di un tipo che ha messo uno spessore qui sotto le corde per creare un arco del genere. Quindi nella mia testa si può fare. E per poterlo fare è sufficiente questo oggetto qui. Per chi non lo sapesse, serve semplicemente a fare. Molto easy, no? C'è chi lo sa usare molto meglio di me. Devo scordare la chitarra. Direi che ci siamo. Sotto ogni corda. Ma è difficile sta cosa. Ok, ok, abbiamo raggiunto questo risultato. Adesso, nella mia testa, se io pizzico una corda e la premo. Esatto! Questo è un La. Perfetto. Adesso. È fighissimo! Ok, è veramente strano, però per molte parti interessante. Traiamo qualche conclusione. Il video di oggi è stato un po' un esperimento e mi piace tantissimo l'idea di portare qui sul canale per voi non solo cose che sono perfettamente consapevole che funzioneranno, ma anche qualche gioco, qualche esperimento. Cioè, in fondo la musica è anche questo. Anzi, è principalmente questo. Cioè, se qualcuno non si fosse detto: ma cosa succede se io strofino del crine di cavallo su del budello teso? Cioè, è così che è nato il violino, eh. La musica è sperimentazione, è andare un pochino oltre, rompere le barriere. In fondo funziona anche così, no? Divertiamoci. Comunque, io vi ringrazio per tutto e ci vediamo alla prossima follia.